Era posteriore, un rapporto lunghissimo se vediamo la salita, il tratto di salita è veramente duro, una pedalata così vuol dire un futuro professionista, ci permettiamo di dire questo, un ragazzo di 18 anni che promette sicuramente, è dilettante juniores di secondo anno per cui ha 18 anni compiuti e l'anno prossimo passerà negli under 21 e 23. È un corridore molto preparato, si vede dalla pedalata, belle queste immagini, belle la nostra telecamera che puntualmente va sui rapporti dei corridori, corridori che vedete, un corridore che sembra pedalare in modo agilissimo eppure sta pedalando il 52-21, gli è rimasto soltanto il 23 come rapporto agile, questo per gli addetti ai lavori, ma è un ragazzo che va veramente bene, non si volta indietro, è sicuro, ci voltiamo noi con la telecamera, non c'è più nessuno, ha fatto il voto. Michele Scarponi ormai sta per portare al termine questa gara e sta per vincere l'11ª edizione del trofeo Roberto Mastrosani ed eccolo a braccia in alto Scarponi, Michele Scarponi del gruppo sportivo Piera Lisi di Iesi in provincia di Ancona vince e onora questo 11esimo trofeo Roberto Mastrosanti, 2 ore e mezza, poco più di 2 ore e mezza per 108 km, vuol dire una media molto alta, superiore sicuramente ai 40 km orari. Al secondo posto è il numero 132 Pasquale Muto e al terzo posto è Domenico Quagliariello, vediamo ora al quarto posto è Vona e al quarto posto Gianmarco Vona, un corridore molto bravo della polisportiva Labico. In salita non hai avuto problemi, non hai avuto avversari, addirittura potevi vincere anche con maggiore distacco. La vedevi così già alla partenza con 120 concorrenti? Ma sicuramente se arrivavamo all'arrivo con un gruppetto che avevo avanti pensavo già di vincere. Comunque già decidi prima, avevo pensato di provare tutto all'ultimo giro, infatti avevo salito la salita con rapporti più leggeri risparmiando la gamba, poi in finale quando eravamo rimasti in 4 ho fatto tutto con un rapporto molto lungo, ho fatto il vuoto. Hai partecipato poco fa con la nazionale italiana al Giro dell'Austria, ti sei classificato 6° a soli 18 secondi, chi è il vincitore di questo trofeo Mastrosanti? Allora, mi chiamo Scarponi Michele, ho 18 anni, vengo da Filottrano di Ancona. Già l'anno scorso ho vinto 5 gare, quest'anno all'inizio stagione ne ho vinte solo 2, poi sono stato sfortunato perché ho partecipato a delle cadute che mi hanno un po' rallentato la forma. Comunque mi sto riprendendo bene, ne ho vinte altre 2, ho partecipato al Giro dell'Austria, mi sono comportato abbastanza bene perché sono arrivato 6° solo a 18 secondi e ho provato anche a vincere il giro, però mi andava male. Oggi ho vinto questa gara, speriamo di andare avanti così, la gamba c'è, vediamo. Elio Mastrosanti, patron e organizzatore di questa grande gara, non tutti i giorni i presidenti di giuria fanno pubblicamente i complimenti a chi organizza, oggi abbiamo ascoltato il presidente di giuria complimentarsi perché se tutte le corse fossero così ben organizzate non ci sarebbe bisogno poi di tanto per farle. Certo, anche loro fanno parte della famiglia del ciclismo e credo che lavorando tutti uniti le cose vanno meglio. Oggi siamo lavorati tutti uniti, sia la giuria sia noi dell'organizzazione, grazie della sua presenza, sia alla terna della giuria, che sono 3 amici, per me sono tutti amici, non solo questi 3 della terna della giuria. Vi ringrazio della sua presenza, tutto il lavoro che hanno fatto e l'onore che mi hanno dato a questa manifestazione, sia loro e tutti quelli che mi stanno vicino, perché senza la collaborazione io non potrei fare tutto questo. Lo faccio con tutto il mio impegno e farò in seguito, farò ancora meglio di questo che sto facendo, perché il ciclismo lo dobbiamo portare avanti come altre cose, per togliere di mezzo tante cose cattive. E questo sarebbe uno sport che tutti lo dovrebbero risentire, perché siamo pochi che lo risentiamo questo sport, non nel Lazio ma in tutto quanto il mondo. 11ª edizione, un trofeo per ricordare un figlio che purtroppo giovanissimo ci ha lasciato. Che effetto di far vedere 120 corridori qui per ricordare tuo figlio? È un grande ricordo per me, perché lo porto sempre con me ovunque vado, lo tengo con me nel cuore. Una bellissima premiazione, come vedete ricchissimi premi a disposizione dei corridori, corridori che sono rimasti soddisfatti e che sicuramente torneranno a Ferentino anche per la prossima edizione. È Giuseppe Testa che vi ha parlato, che vi ringrazia per l'attenzione.
voglio anche ringraziare Giuseppe Lamarra che mi ha portato con la sua motocicletta. È tutto per questa 11ª edizione del trofeo Roberto Mastrosanti alla memoria gara ciclistica per juniores che si è disputata a Ferentino. Giuseppe Testa vi ringrazia per l'ascolto e vi saluta. Linea allo studio.